Amici di Start, oggi ho realizzato questo piccolo video, in realtà si tratta di un piccolissimo tutorial per evitarvi un grande problema con i vostri amici. Cosa capita? Capita che spesso arrivano dei messaggi, soprattutto su Messenger, ma anche su WhatsApp, o a volte si trovano dei post con delle notizie che sono false, ma che ci chiedono di ripetere quel messaggio ad altre persone, di inviarlo ad altre persone. E allora noi, in tutta buona fede, molto spesso lo facciamo, inviamo questo messaggio ad altre persone. Come possiamo sapere se si tratta di una notizia vera o se si tratta invece di una grande bufala, ovvero di una notizia completamente falsa? Attenzione, perché sono ben costruite. Di solito c'è una ragazzina per cui si chiede aiuto, c'è un giornalista che spiega esattamente come stanno le cose, ci sono dei numeri di telefono che sembrano apparentemente dei numeri di telefono validi. Beh, allora, c'è un modo molto semplice per capire se si tratta di una bufala o meno, e quindi si evita, così, sapendo che si tratta di una bufala, di poterla inviare ai nostri amici e di disturbarli. Arrivano decine e decine di messaggi di questo tipo. Adesso vi spiego cosa fare per sapere se si tratta di una notizia vera o di una notizia falsa. Seguitemi. Questo è un messaggio che ho ricevuto con WhatsApp. Ragazzi, buonasera a tutti. Allora, questa bimba è cieca e il proprietario di WhatsApp, non so come si chiami, l'ha presa in carico per fare l'operazione a spese sue. Costa sui 200.000 euro, non chiede soldi a nessuno, chiede solo che si giri questo messaggio, perché su ogni messaggio mandato lui sborsa 50 centesimi. Non dovete dare né soldi né niente, solo mandarlo ad amici e conoscenti. Va bene? Ecco, questo è il messaggio che è arrivato. Chiaramente si tratta di una bufala, però noi come facciamo a saperlo? Potrebbe anche arrivare un messaggio importante, quindi fare anche un'opera di bene girando quel messaggio. Ma in questo caso si tratta di una bufala. Come facciamo a scoprirlo? Semplice. Prendiamo una parte di questo messaggio, quindi qualunque messaggio vi arrivi, o con WhatsApp, con Messenger, o trovate qualcosa di strano scritto su Facebook, allora evidenziate una parte del messaggio, proprio bastano anche poche parole, ma che siano significative ovviamente. Qui c'è WhatsApp, bimba, cieca, eccetera, eccetera. Dopodiché lo copiamo, facile, andiamo su WhatsApp, su Google, inseriamo nella ricerca le nostre parole che abbiamo copiato e facciamo invio. Guardate, la prima voce che viene fuori è proprio quella di bimba, cieca e il proprietario di WhatsApp, eccetera, eccetera. Se apriamo, troviamo un articolo che spiega esattamente perché questa notizia è una bufala. Vedete, qui c'è l'articolo che spiega tutto, però possiamo anche fare di più, perché esiste un sito che si chiama bufale.net. guardate, bufale.net, semplice da scrivere sulla vostra barra di ricerca. E cosa accadrà? Accadrà che usciranno fuori tutte le notizie che sono delle bufale. Ne volete un esempio? Bufala, buffon in lacrime. Ventura crede nell'oroscopo, sarebbe una dichiarazione di Buffon. Faceva le formazioni in base ai segni zodiacali, completamente falsa questa notizia. Come ce n'è una che riguarda Putin, un'altra che riguarda un'altra bambina. Qui troverete l'aggiornamento di tutte le bufale che ci sono in giro per la rete. Quindi, prima di mandare un messaggio ai vostri amici, di disturbare i vostri amici, tutti quelli che avete segnato ad esempio su Messenger, ecco, fate questo controllo, vi saranno grati. E quando trovate delle bufale, avvisate chi ve l'ha mandato che si tratta di una bufala e dategli proprio il link, cioè questa parte di qua, punta alla smentita della notizia. Grazie e spero di essere stato chiaro.